Reputazione su Facebook. I social network sono ormai parte integrante della vita, soprattutto degli adolescenti. Offrono grandi opportunità di studio e di lavoro, ma sono occasioni anche per incontri da evitare. Parli Facebook, prendiamoci per mouse. Con questo titolo il Comune di Bari, unitamente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l'Università di Bari, ha organizzato venerdì 13 dicembre all'Istituto Maiorana una giornata di riflessione e sperimentazione con studenti, docenti, genitori ed esperti sull'uso consapevole dei social network. Abbiamo rivolto alcune domande agli esperti presenti. Qual è il consiglio che si sente di dare ai ragazzi? Innanzitutto su Facebook di aprire assolutamente gli occhi a chi danno amicizie, perché è molto semplice un click, però un click a volte può schiudere la porta a malintenzionati. Il problema non è raccogliere solo, noi lavoriamo presso il garante delle comunicazioni e dovremmo essere quella sorta di corpo intermedio che raccoglie le lamentele degli utenti, le sopraffazioni che nel campo delle comunicazioni, cinema, audiovisivo, telefonia o in questo caso internet, in qualche modo si producono. Oggi questa giornata di riflessione è molto utile per i ragazzi. Utilissima perché rappresenta una modalità attiva e partecipativa per loro nel contribuire a rendersi realmente consapevoli nella navigazione, e sia per ciò che riguarda gli aspetti positivi sia per ciò che riguarda gli aspetti negativi. Qual è l'apporto dell'università? Diciamo che in prima persona e nell'ambito anche del dipartimento in cui sono, mi occupo di media education, sta partendo in parallelo con questa giornata e già dagli scorsi giorni un gruppo chiuso su Facebook dove sperimenteremo un percorso formativo in cui i ragazzi saranno protagonisti. Qual è l'apporto che può dare il Comune di Bari? Sicuramente aiutare tutti questi processi educativi e mettere insieme la rete delle persone e delle istituzioni che in maniera corretta producono servizio alla collettività. Tante voci con un unico obiettivo, stare nella rete e relazionarsi con Facebook, ma attenti ai lupi che esistono.